Mina, resta lì, eccola solo, me l'avete chiesto. Sentiamolo più lento, con transcribe lo porto al 75, così. Si bemolle. Do. Re bemolle. Però è tanto tempo che mi chiedete di farvi un tutorial su questo solo, Resta lì, di Mina, e avevo 10 minuti di tempo, ho deciso di farvelo anche se non ho tempo di montarlo, eccetera. Quindi, allora, il brano è Resta lì, di Mina, io mi sono occupato delle chitarre rock per questo brano e di questo solo che negli anni è piaciuto veramente tanto. E sono passati 20 anni, ma ci sono molte cose in comune con il solo che vi ho fatto ascoltare pochi giorni fa per Vasco, che era come nelle favole. E ad esempio l'uso della leva. Comunque, il giro armonico di questo brano è molto semplice, è Fa maggiore, Do basso Mi, Re minore, Do, Si bemolle, Do, Fa. Ma in questo caso prima del solo, Si bemolle, Do, quindi siamo in Fa maggiore, Si bemolle, Do, vai in Re bemolle, special. Su questo, all'epoca usai, mi sembra, la mia Hammer Centaura. Si va dive bomb, si va fino giù a terra, poi si viene su piano piano, intanto si apre il wah wah, quando appena prima, quindi. E qui si... si rifà pari pari la melodia della voce. C'è un arpeggio interessante, saputello, che fa major 7 con la nona, quindi veloce sarebbe, perché c'è l'uovo che fa wow 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 wow, questa cosa mi sembra essere uno shock. Senza wah wah, che è più leggibile. Ok, questo è da fare a ripetizione per riuscirlo a fare. Ve lo faccio sentire piano, vi dico le note. Fa, la, do, mi, sol, mi. E ricomincia l'altro fa. Due arpeggi uguali a distanza di un'ottava. Qua siamo sempre in Fa maggiore con una sorta di fuga, però gestita un po' con la leva e non tanto a tempo, proprio volutamente così ubriaca, no? Qui una scala di Fa presa pivot, viene chiamata a volte,
mi ricordo di queste cose perché tiravo giù i soli di Vasco quando ero ragazzo e spesso Solieri utilizzava queste cose e poi scoprì essere anche lui essere stato ispirato da Steve Lukather. A me piace sempre citare le fonti delle idee musicali perché è un modo di portare a conoscenza gli altri musicisti, no? Per esempio io non ho mai avuto nel mio background alcuni chitarristi, ho seguito dei chitarristi e quelli me ne hanno fatti scoprire degli altri. Quindi questo è il solo di Resta lì di Mina, tanto tempo che me lo chiedevate ed ecco che finalmente l'ho fatto. Ciao.